Bentrovati con Indovina chi viene a pranzo, siamo all'Art Restaurant di Potenza. Il nostro gradito ospite di oggi è un personaggio sportivo importante, Massimiliano Monaco. Buongiorno Massimiliano, ciao, grazie per essere con noi. Quando insomma ci è venuta l'idea di intervistarti, non so perché Monaco, mi è venuto in mente il film Il Monaco. Non so se l'hai visto quel film con Johnny Unfat, che è uno che... Monaco Shaolin. Esattamente, che è uno come te, che perché Massimiliano, per chi non lo sapesse, è maestro di, la dico molto alla buona, di arti marziali. Sì. Il termine preciso è MMA, che vuol dire Mixed Martial Arts. Quindi sono tutto... le arti marziali miste. E sì, praticamente l'evoluzione sportiva degli sport da combattimento di quello che sono le arti marziali. Tra l'altro dicevano una cosa che va molto in voga ultimamente, no? Perché ci sono alcuni campioni che sono proprio delle pop star, delle superstar. Allora, diciamo che a livello mondiale l'MMA oggi è una disciplina riconosciuta, è uno spettacolo, c'è dietro anche un business molto importante perché è molto seguito negli Stati Uniti, è il quinto sport nazionale. Sicché cominciano ad esserci anche dei videogiochi per quelli che diciamo erano considerati sport minori. Le arti marziali hanno sempre avuto questa etichetta, hanno avuto queste tristi etichette, sport minori e sport violenti. Oggi per fortuna, ecco, quello che stiamo entriamo vedendo... subito nel vivo, bravo. Io però vorrei prima dire, due volte campione del mondo di kickboxing cinese, sì, fino al 2022 primo nel ranking nazionale delle cinture nere del jiu-jitsu brasiliano. Allora, sì, tu sei di Potenza, mi viene da chiesto, ma kickboxing cinese, jiu-jitsu brasiliano, dove hai imparato queste cose? Vabbè, la passione ti porta qui, però dobbiamo dire che la Basilicata è un terreno che è stato sempre molto sensibile alle arti marziali in genere e agli sport da combattimento. Io derivo dalla scuola di Gianni Befà, che è stato il primo campione del mondo. Anche la sua storia era quella di un autostoppista che, per passione di quello che era il karate full contact, che è l'evoluzione che poi dal karate ha aggiunto il pugilato. Esattamente. E Van Damme è stato colui che cinematograficamente ha sviluppato un po' questo mondo, così come a Bruce Lee si deve lo sviluppo del Kung Fu. Insomma, l'interesse mediatico all'epoca non c'erano i social, se ricordi, la nostra generazione. Certo. Quindi sicuramente un contributo importante per quelli che poi sono diventati tanti appassionati. E a Potenza ha avuto quello che è stato poi il primo direttore tecnico della nazionale di Kung Fu, che era Siu Hao, che è stato il mio maestro, ho avuto il piacere di conoscere. È stata un'associazione il cui maestro era Enzo Stella Brienza, con cui mi sono allenato per un paio di anni. E poi andai in Cina addirittura, ti parlo degli anni 98, ma andai a allenare lì e conobbi poi degli altri maestri cinesi che vennero anche in Italia. E poi di lì è stato sempre un susseguirsi di studi, di viaggi. Lo sport, anzi, per il nostro territorio e per i ragazzi che oggi praticano, diventa anche un motore di evoluzione culturale, perché li spinge a viaggiare, a conoscere nuovi posti, nuove persone. Esattamente, perché insomma, dicevamo prima, è uno sport che porta con sé anche dietro un immaginario, no? Questi paesi, tu sei andato in Cina a conoscere altre culture. Attualmente sei allenatore appunto di, sì, MMA. Mi occupo anche di kickboxing e di jiu-jitsu brasiliano. E hai allievi che sono in nazionale? Ho allievi che sono in nazionale, ho diversi amatori, e ho degli atleti. Noi curiamo praticamente tutto il settore, dall'avviamento motorio, quindi dalla pratica pre-sportiva, quindi riservata al settore giovanile, e abbiamo poi il settore amatoriale, il settore agonistico, fino ai professionisti. Questo in tutte le discipline. Oltre ad avere atleti, abbiamo proprio degli allenatori molto molto competenti che si sono formati col tempo, quindi la mia soddisfazione più grande è quella di avere proprio un entourage, uno staff che promuove la cultura sportiva, nello specifico delle arti marziali, a 360 gradi. Allora, tu hai detto all'inizio che ci sono due miti da sfatare, sport minore e sport violento. Allora, sport minore, mi pare già di aver capito che a Potenza c'era già prima comunque una bella realtà e c'è adesso. Sì, sì. Ecco, descrivimi un po' la scena, allora, quanta gente c'è qui? Per quella che è la mia visione, che è una visione di parte, sicuramente essendo appassionata, però è anche una visione con i dati alla mano, nel senso che se parliamo di arti marziali,
mettere all'interno delle arti marziali tutte le realtà che esistono e quindi tutte le differenti arti marziali. Quindi abbiamo tantissimi praticanti di difesa personale, di karate, judo, piuttosto discipline di cui io non mi occupo, però se valutiamo i numeri nel complesso c'è una bella realtà, questo proprio come elemento nazionale, tant'è che esistono due federazioni ufficiali riconosciute dal CONI, una è la FILCAM e un'altra è la FederCombat, quindi due federazioni che gestiscono l'intero movimento, quindi non basta una sola federazione per gestirle. Quindi, per far capire già quanto coinvolgimento c'è. Qui grazie. 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 Abbiamo detto l'altro tabù, l'altra nomea che insomma in particolare le discipline di cui ti occupi si portano dietro è quello di sport violento. Perché un giovane dovrebbe avvicinarsi a uno sport, alla kickboxing, al jiu-jitsu? Allora io dico sempre che lo devono fare se hanno qualsiasi forma di interesse, perché i motivi sono spesso i più svariati e la maggior parte delle persone è semplicemente un impiego del tempo libero, un'attività sportiva individuale che necessita però della squadra ed è un percorso mai noioso dove le persone imparano man mano ad affrontare il proprio percorso serenamente, i propri fallimenti e senza essere per forza in competizione rispetto agli altri, quindi in questo senso è più un'arte marziale come concetto spirituale. Tutti gli sport da combattimento perdono un po' il lato ludico del gioco, dello scontro, io vinco, io ti batto, ma piuttosto un percorso personale e le esigenze possono essere varie, da semplice impiego del tempo in una città come Potenza, non sa che fa un ragazzo che invece di stare 2-3 ore sui social al giorno può dedicare a un'attività sportiva. Ripeto, deve essere molto personale. Devi essere al fisico fisicità. Cosa dà? Cioè, voglio dire, fisicamente le arti marziali sono tra le più complete. Perché hai uno sviluppo psicofisico proprio, sia a livello mentale, aumenti molto la capacità di concentrazione perché devi essere molto concentrato sulla risoluzione delle situazioni che ci stanno in combattimento. Non è uno sport in cui solo il gesto atletico può essere premiato, tu puoi essere bravissimo a fare il gesto atletico, ma è uno sport situazionale, quindi tu devi imparare la strategia, devi imparare a capire quello che sta succedendo in quel momento e devi essere concentrato sul problema che si sta ponendo e questo aiuta molto anche lo sviluppo mentale. E dal punto di vista fisico hai delle capacità condizionali che vengono allenate, hai delle capacità elastiche, capacità coordinative, capacità motorie che a tutte le età in base motori possono essere. Però volevo chiederti, abbiamo detto prima che è uno sport che si vede molto anche sui social, ci sono dei personaggi che hanno degli sponsor incredibili, quindi, però a volte danno l'impressione di essere un po' aggressivi, questa un po' di aggressività, questa immagine di aggressività un po' se la portano dietro. Un po' sì, un po' è inutile nascondere che comunque c'è uno scontro fisico, però per quello che fa più audience, quello che fa più il trash talking così che si parlano, sono quei pochi che fanno lo spettacolo, quindi stai parlando di una piccola nicchia di un grandissimo spettacolo che necessita anche questa parte folcloristica se vogliamo. Poi però se noti bene qualsiasi tipo di incontro, cioè veramente una piccola minoranza stona un po' da quelli che sono il codice etico di chi fa questo tipo di sport, si iniziano col saluto e si finisce sempre col saluto con l'avversario, questo a tutte le età. Quando capita qualcosa di diverso salta subito all'occhio nelle nostre discipline, cose che invece magari in fenomeni tipo di tifoserie, fenomeni di altro tipo è un po' più frequente. Vabbè. Da noi diventa un'eccezione. Senti, ma cosa ti chiedono per esempio le mamme quando portano i figli a palestra? Allora, sui ragazzi, sul settore giovanile, anche lì abbiamo una forbice molto ampia perché noi ci troviamo a gestire esigenze diverse, quindi da noi arriva a proda il bambino timido
che magari attraverso lo studio delle arti marziali e degli sport da combattimento sviluppa di più quelle capacità per mettersi in gioco, un po' più di fiducia in se stesso, il bambino che è vittima di bullismo, ma allo stesso tempo abbiamo in classe anche il bullo, perché a volte il bullismo rientra in fenomeni educativi dove noi da allenatori veniamo ad aiutare quello che il ruolo... Questo è molto interessante, cioè il bambino vittima magari impara ad essere un po', ad avere un po' più fiducia in se stesso, Sì. Mentre il bambino bullo cosa impara? A rispettare più l'altro? Esatto. Allora diciamo che sul bullismo il processo educativo dovrebbe essere poi compreso a 360 gradi e su larga scala, e educare gli altri a non essere bulli, certo. E non tanto il bambino a difendersi, quindi sì. Questo è il grosso dello sforzo. E dicevo, la nostra figura è una figura ovviamente di trainer, di allenamento, che si avvalora del lato pedagogico, che affianca il processo educativo dei giovani, gli insegnanti. I bambini che sono vittime di bullismo? I bambini che sono vittime di bullismo innanzitutto a fronteggiare la situazione, a non essere vittima di tutta quella situazione emozionale che porta dopo il bullismo, e quindi capire che ci sono delle dinamiche che non hanno a che fare con la tua mortificazione, perché spesso il bambino è quello che elabora dopo, la sfiducia che ha verso se stesso, nella non capacità di reagire. Invece già attraverso dei giochi, mettersi a confronto piano piano, questo fa crescere la sua emotività, la sua percezione di se stesso. La sua autostima. Questa è la prima cosa, sì. La sua autostima, che non ha a che vedere col fatto che si sa difendere o no. Quello che noi, per tutti noi, lo scontro è quello che va... che esula dall'attività sportiva, è una sconfitta per la società. Qualsiasi cioè uno tipo che di esce scontro. Fuori dalla palestra e alza le mani, per voi è una sconfitta. Anche lo scontro verbale, noi cerchiamo nessuno è santo e nessuno di noi è persona che non perde mai la calma, però si tende a dare una sorta di equilibrio anche. Mentre il bambino bullo in che modo viene aiutato a superare... Il bambino, anche lì bisogna capire che cosa ti spinge, perché spesso sono dinamiche di gruppo, che spesso sono fenomeni culturali, a volte sono proprio situazioni emozionali che hanno dei ragazzetti che hanno lì, quindi la loro non capacità di gestire quello che può essere una situazione e le emozioni di una situazione. E anche lì, attraverso delle regole, attraverso tutto un processo ludico-educativo che ovviamente dura nel tempo, negli anni, e in una classe che è variegata, perché noi abbiamo appunto questi è divertente tra noi insegnanti, quando poi facciamo i meeting, vedere i risultati che si hanno quando tu hai 10 vittime di bullismo e 2 bulli nella stessa classe, e che poi dopo li vedi e alla fine di un percorso lungo si diventa amici. Poi tante volte i fenomeni l'episodio si viene abbandonato, è legato a quello, ogni cosa poi si abbandona, il ragazzo viene responsabilizzato. Senti, com'è la situazione della potenza? Io non so che tipo di potenza, mi fa piacere che abbiamo un attimo rappresentato di questo tipo. Qual è la situazione? La politica è una cosa sociale, le strutture ci sono, gli eventi ci sono, è stata anche capitale europea. Con numeri alla mano, 500 iscritti da tutta Italia che sono venuti a Potenza, hanno avuto modo di conoscere il nostro capoluogo, e devo dire magari anche più apprezzato da chi è venuto da fuori, che spesso accade nelle piccole realtà, rispetto a chi ci vive. E abbiamo avuto per la prima volta l'organizzazione in Basilicata dei campionati interregionali per ben 2 volte, quindi hanno visto le selezioni di quelle che sono, di quella che è il percorso per arrivare a fare i campionati italiani, e abbiamo organizzato dei galà, e devo dire che le istituzioni sono state sempre vicine. Ovviamente con tutte le problematiche strutturali che sono ben note, di difficile risoluzione da parte del singolo, però devo dire un'attenzione
questo devo dire deve essere onesto per tutti, cioè non solo per le realtà più grandi, anche realtà più piccole che vivono dimensioni più piccole sono sempre state coinvolte, e quello che può essere anche il minimo aiuto che può essere dato, il patrocino del palazzetto, piuttosto anche solo la risposta alla telefonata, in questo senso. Io devo dire l'attenzione, cioè, a volte ci sono le risorse, adesso l'ultimo assessorato in Basilicata ha fatto aumentare addirittura i finanziamenti per lo sport, quindi lo sport a 360 gradi, e io credo che per il nostro, per la nostra regione e per il capoluogo ovviamente lo sport è un fenomeno che può veramente produrre ricchezza, perché la gente viene a Potenza, se organizziamo eventi, ha la possibilità di girare il territorio, perché sempre di più gli sportivi fanno questo turismo sportivo, quindi hai un fenomeno che si associa, quindi chi viene a Potenza, gran parte delle persone poi ha visitato Matera e ha fatto un giro nelle nostre province. Quindi non chiederesti nulla alla politica, va bene così? Io destinare più fondi possibili, sì, e soprattutto di stimare, perché questo poi magari gente più competente di me può fare, che tipo di indotto crea un finanziamento nello sport. Cioè, io se ricevo 1000 euro di finanziamento che spando sul territorio perché organizzo una manifestazione che porta atleti a pernottare, a mangiare, a girare, a comprare, e magari si potrebbe analizzare quanto di questi di questo finanziamento poi viene tradotto sul territorio in sviluppo economico per tutte le altre attività. E poi lo sviluppo culturale, perché lo sport, noi abbiamo atleti che per la prima volta hanno viaggiato, hanno preso un aereo grazie a noi, e la stessa cosa atleti che non conoscevano la Potenza, non conoscevano la Basilicata e sono venuti per la prima volta per questa. Quindi lo sport veramente può essere un fenomeno che sviluppa il territorio sotto tutti gli aspetti. Senti, abbiamo già detto tantissime cose, una domanda che faccio a tutti, se potessi prendere sotto braccio il sindaco di Potenza, cosa gli diresti? Convincerti al tempo. Guardi, io devo dire, le istituzioni per noi sono state sempre vicine, e Guarente mi ha anche insignito, forse è stato il suo primo atto che ha firmato, di una benemerenza come eccellenza sportiva, e è stato sempre presente a tutte le attività, e quindi io lo ringrazierei e gli direi di continuare in questo modo e di non sottovalutare mai lo sport, cosa che non fanno, non credo facciano, ma veramente di convogliare più energie sullo sport, ma non parlo solo dello sport degli arti marziali, se Potenza è una città che vive sull'associazionismo, e quindi se ogni associazione è una città fredda, e quindi gran parte delle attività si fanno a chiuso, quindi se ogni associazione organizzasse quello che noi nella nostra città abbiamo organizzato, Potenza sarebbe sempre più vivo. Senti, il libro, il film e la canzone che ti rappresenta. Il libro. Aspetta. Ma le domande. Una vita spericolata di Vasco Rossi. La canzone? Penso sia classico. E il libro mi piace, Follia di Patrick McGrath. Un libro a cui sono molto affezionato. Il film L'urlo di Cento, terrorizzato dall'Occidente. Ultimissima, fra 100 anni scopro una targa alla tua accademia, a tuo nome, cosa ti piacerebbe che ci fosse scritto? Nulla. Non quella targa. No. Va bene. Grazie Massimiliano, in bocca al lupo, buon pranzo e buon lavoro. Grazie.